Ultimo appuntamento con il calcio giocato, il calcio a 5 prima della pausa pasquale e la Coccinella in campo per questo appuntamento contro la formazione del Savio. Coccinella che ormai si trova a 6 punti di vantaggio sulla diretta inseguitrice. Gli ultimi dettagli per quanto riguarda Manieri all'indirizzo dei due portieri, Iavarone da una parte e Fiore dall'altra. Parte proprio in questo istante il confronto. Adesso all'indietro Aiello, la bordata, poi con i piedi allontana il portiere esterno, poi ci prova addirittura ancora Aiello. Giulia Aiello sblocca il match con una fiondata, una fiondata da fuori area, palla che tocca prima il palo e poi finisce in rete. Prova anche la manovra, la lascia a perna, poi riorganizza la possibilità, si avvita su se stessa ed è anche lei Chiara Di Lorenzo che bagna questa prestazione con il gol che vale il 2-0 per la Coccinella. Direttamente Scenna che va a colpire, poi lancio lungo da parte di Maglione per Aiello, palla lunga però riesce a prenderlo su e tiro per il gol del tris di Giulia Aiello. Al centro da un importante pallone per Alfieri, poi sbroglia la situazione, Aiello fa ripartire Mastro Francesco, poi Di Lorenzo, la bordata finisce sul palo anche da una posizione defilata. Adesso prova la possibilità Aiello e c'è ancora il tiro, un altro legno sempre di Lorenzo, si rigetta in avanti, perna, adesso prova lei ad andarsene, nella falcata al centro Di Lorenzo, cede il pallone ad Aiello, avrebbe potuto calciare Vinci e riparte, poi la possibilità per Scenna, c'è Maglione che si supera con il retropassaggio all'indietro Alfieri, poi c'è Perna che mette una pezza, poi subito riparte la Coccinella con Aiello che si defila e fa partire il gol del 4-0 e c'è poi la dedica, rilancio lungo per Mastro Francesco che la mette giù di testa, la domestica anche Aiello, poi rilancia la stessa Mastro Francesco, tira e Fiore non si fa scavalcare. Adesso Libertazzi prova la conclusione, il diagonale, prova adesso Alfieri, attende anche l'inserimento da dietro da parte di Fabrizi, adesso se ne va Aiello molto bene, poi si accentra, prova la conclusione Fiore, poi il centro ancora Alfieri che riceve, prova la conclusione avvitandosi, ma c'è Maglione ancora all'indietro, Scenna, ancora Maglione, Libertazzi, palla in mezzo, Maglione, c'è Aiello che ricomincia a correre velocemente, non riesce a fermarla nessuno, prova poi a calciare Fiore, ancora palla che rimane in campo Di Lorenzo, Perna con appunto la rimessa in gioco da parte di Alfieri, all'indietro per Piana, blocca tutto Di Lorenzo, si invola a rete e la deposita proprio in fondo al sacco per il 5-0. Mastro Francesco mette in movimento Di Lorenzo, ancora un palo, ha fatto collezione, fermata da Fiore, poi Alfieri gli soffia, adesso va anche a calciare, Maglione in spaccata per la Coccinella, Aiello non fa una piega questa bordata, finisce in rete ed è 6-0 e mette anche in movimento Fuga che poi si fa soffiare il pallone, Di Lorenzo da Aiello e manda con un delicato pallonetto la palla in rete, Fuga lo controlla bene, poi Di Lorenzo invece colpisce Marinucci, anzi Romanucci non trattiene, palla che finisce in gol, Aiello, Fiore, Aiello e la rete, palo rete, ancora Giulia Aiello, Scenna 2 contro 1, adesso l'attacco del Savio, Alfieri si avvita, Perna, Scenna solo l'esterno della rete, Alfieri
finisce qui con una nuova goleata e ancora senza subire reti. La Coccinella batte Savio per 9-0 e iniziano i festeggiamenti.